Dopo la nostra incursione di 2 giorni fa all'interno dell'ex ospedale militare Bonomo da questo cancello, scopriamo che non solo i residenti ma anche molte delle autorità sapevano che un furgoncino bianco entrava e usciva a piacimento rubando qualsiasi cosa. Siamo venuti a controllare qual è lo stato delle cose e scopriamo che dall'interno c'è una grossa sbranga di ferro che blocca l'apertura, guardate, l'apertura del portone, e c'è anche un bigliettino di una società di vigilanza. Non sappiamo quanto efficace sarà questa vigilanza e fino a quando durerà, ma c'è sicuramente bisogno di proteggere la parte che confina con via Giulio Petroni, quella degli alloggi, quella messa meglio, soprattutto se il comune intenderà utilizzarla per farci qualcosa.